Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, 94 indagati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Giulianova che ha scoperto un vasto giro di falsi contratti di lavoro per far ottenere a persone extracomunitarie i permessi di soggiorno. Arrestato anche un sedicente consulente del lavoro denunciato oltretutto per esercizio abusivo della professione e ai domiciliari. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Falsi contratti di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno, il giro scoperto dall'operazione condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova in sinergia con l'Ispettorato del Lavoro di Teramo, che ha indagato 94 persone, arrestato un sedicente consulente del lavoro e sequestrato 90.000 euro. Secondo le risultanze investigative, il consulente del lavoro, depositario delle scritture contabili delle società coinvolte in concorso con un avvocato della provincia di Teramo, sarebbe riuscito ad ottenere indebitamente il rinnovo del permesso di soggiorno di 80 cittadini extracomunitari originari della Tunisia, Marocco e Bangladesh attraverso la stipula di falsi contratti di lavoro e relative buste paga riconducibili a fittizi rapporti lavorativi intercorsi con tre aziende che di fatto sarebbero state costituite ad hoc. La documentazione poi, oltre ad essere inviata telematicamente dallo studio del professionista per implementare falsamente il sistema informativo lavoro della regione Abruzzo, veniva consegnata dai soggetti extracomunitari a vari sportelli unici per l'immigrazione distribuiti sul territorio nazionale, permettendo a questi ultimi di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. È emerso inoltre nelle indagini che una parte dei falsi lavoratori è riuscita anche a conseguire gli ammortizzatori sociali, ASPI, NASPI e maternità per un importo totale di oltre 55.000 euro. Le tre aziende costituite fittiziamente, di cui una riconducibile allo stesso professionista, sono servite anche ad alimentare un giro di fatture per operazioni inesistenti per un totale di 340.000 euro emesse a supporto di prestazioni di lavoro mai effettuate che venivano annotate in contabilità da altre 5 aziende riconducibili allo stesso ragioniere che gli investigatori ritengono dominus dell'intera vicenda. L'uomo è stato segnalato per esercizio abusivo della professione, avendo esercitato l'attività di consulente del lavoro ed esperto contabile in assenza di iscrizione ai rispettivi albi professionali. Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda agricola di Loreto a Prutino, dove un operaio ventenne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto ferito mentre stava utilizzando una motosega. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Pescara, dove i sanitari hanno dovuto operare un'amputazione e subamputazione a tre dita della mano. Sull'accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione di Loreto. Ed ora il lavoro e le vertenze aperte nel Teramano, in particolare alla Betafens di Tortoreto. Il 4 di febbraio ci sarà la trattativa con la proprietà per cercare una soluzione per l'opificio Teramano. Per i sindacati è necessario sostituire la cassa integrazione per ristrutturazione con il contratto di solidarietà. Dalla proprietà di Betafans si attendono anche risposte per i lavoratori in esubero. Sentiamo il servizio di Publivideo. Oggi abbiamo convocato una conferenza stampa in concomitanza dell'Assemblea dei lavoratori per prepararci alle iniziative, a quella che sarà un po' la strategia che metteremo in atto e in campo in vista del 4 di febbraio, il giorno in cui partirà di fatto questa trattativa che abbiamo chiamato italiana, perché ci incontreremo in Regione Abruzzo con, oltre alle organizzazioni sindacali, le RSU, ci sarà anche l'azienda. Chiaramente quello che abbiamo sempre chiesto e che anche abbiamo detto alla Regione Abruzzo è che vorremmo e vogliamo il contratto di solidarietà, perché tutti i lavoratori devono mantenere l'occupazione e devono rimanere ancorati alla Betafens, che attualmente comunque il piano prevederebbe il licenziamento di 100 persone alla fine del 2021. Quindi è chiaro che per noi questa è una situazione inaccettabile, anche perché ricordiamo che parliamo di un'azienda, la Betafens, che ha chiuso il bilancio di esercizio in positivo. Il nostro punto fermo è quello di
sostituire la cassa integrazione per ristrutturazione con il più possibile con quella per, diciamo, per un accordo di solidarietà, per mantenere legata al cordone ombelicale tutti i lavoratori e all'azienda. Dopodiché vedere fino a che punto l'azienda si spinga a trovare una soluzione per le persone in esubero, in particolar modo per quelli vicino alla pensione, discutere anche di incentivi se c'è la possibilità, ma solo per chi ovviamente è vicino alla pensione e non ha il paracadute, diciamo. E quindi vedremo al tavolo del 4 di febbraio se la Presidiat ha intenzione di trattare, ha intenzione in particolar modo di venirci incontro e di capire che questi lavoratori hanno necessità di essere ricollocati e di non essere lasciati in mezzo alla strada, potremmo anche trovare una quadra. Noi il passo avanti lo abbiamo fatto, adesso aspettiamo che lo faccia la Presidiat. Continuano le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da domenica 24 di gennaio sul Monte Velino. Tornerà in azione tra mercoledì e giovedì il Supersonar Recco. Questa mattina una quarantina di soccorritori sono arrivati in quota per perlustrare Valle Maielama, mentre 3 squadre giunte via terra hanno di nuovo ispezionato l'area di Valle Genzana. Alle operazioni stanno partecipando uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dell'Esercito e dei Vigili del Fuoco. Come detto, tornerà in azione probabilmente nella giornata di domani il Supersonar Recco, che sarà messo a disposizione dal Trentino, non più dalla Valle d'Aosta. Il Recco sarà collocato a bordo dell'elicottero dei Carabinieri, che per le sue caratteristiche tecniche risulta idoneo. Nella giornata in cui si utilizzerà il sonar, spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, l'area delle ricerche sarà bonificata, dunque non ci saranno uomini in quota per evitare possibili interferenze. Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso cambiamo argomento con la politica regionale. La bozza di rete ospedaliera è l'ennesimo bluff del governo di centrodestra. Questo quanto pensano i consiglieri regionali d'opposizione di centrosinistra sul piano che l'esecutivo ha presentato al tavolo ministeriale. Noi andiamo ad ascoltare adesso le parole del capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci. Il tradimento di una lunga campagna elettorale strumentalizzando l'argomento della sanità e tradendo tutte le aspettative del territorio. Un piano ormai datato già di 2 anni, si pensi che si dovrebbe approvare e discutere in Consiglio regionale un programma che riguarda il 2019-2021, siamo solo alla bozza ed è già febbraio 2021, è chiara la presa in giro e di luogo in luogo dai 4 presidi dei comuni capoluogo, trasformati di fatto a un'idea di primo livello, fino ad arrivare a tutte le promesse tradite da Giulianova a Sulmona, da Avezzano a Lanciano e Basto e ai presidi più periferici o più piccoli, quelli oggetto della campagna elettorale, di fatto a tutti è stato dato un grande schiaffo alle comunità, agli amministratori, ai sindaci, alle aspettative di una campagna elettorale giocata esclusivamente sulle promesse. I poteri sono del Consiglio regionale, grazie al centrosinistra questa regione non è più commissariata in sanità, non si può procedere escludendo il Consiglio regionale e il confronto nell'aula consiliare. Adesso l'emergenza sanitaria a Pescara stoppa l'attività didattica per 2 settimane in alcune scuole e alcune classi dei comprensivi 3, 5 e 6. Decisione presa in via precauzionale per appunto il diffondersi della pandemia Covid-19. L'amministrazione comunale è al lavoro per cercare di seguire l'evoluzione di questa situazione. Tra pochi giorni ci sarà il via agli screening per gli studenti delle scuole medie. Sentiamo. Assessore, c'è preoccupazione per quello che sta succedendo in alcune scuole della città, ma l'amministrazione comunale è al lavoro per monitorare quotidianamente quello che sta accadendo. Stiamo monitorando giorno per giorno questa situazione. Purtroppo le classi aumentano a dismisura ogni giorno, adesso mi hanno chiamato e sono aumentate 4 classi in un altro comprensivo, però ci abbiamo anche qualche buona notizia da dare. Ieri ho avuto un incontro con il direttore generale, con la dottoressa Mazzocco e la dottoressa Arcieri,
dall'8 febbraio cominceremo lo screening nelle scuole medie e agli insegnanti e al personale ATA. La preoccupazione è alta, siamo molto presenti, anche in provincia abbiamo sentito di alcune scuole che sono state chiuse, di alcune classi in quarantena, quindi noi stiamo monitorando per quel che riguarda la nostra struttura, il Comune di Pescara, i nostri comprensivi, che ne sono 10, quindi sono tanti, sono 54 plessi scolastici, quindi stiamo monitorando giornalmente la situazione. Però speriamo di uscirne presto, partendo con questi screening che faremo dall'8 di febbraio. E a proposito di screening, riprenderanno domani fino a venerdì gli screening a Francavilla al Mare, chiesti a gran voce dall'amministrazione comunale dopo la fine degli screening proprio nello scorso weekend, con oltre 5.000 partecipanti e 25 positivi trovati. Vediamo il servizio. È il caso di dire buona la prima, perché sabato e domenica abbiamo fatto circa 5.300 tamponi, ai quali vanno aggiunti quelli delle scuole, quindi siamo arrivati circa 6.000 tamponi sulla popolazione di 26.000 persone, 25 positivi, quindi una percentuale del 0,43%, significa meno di uno su ogni 200 abitanti. Quindi vogliamo proseguire anche perché la situazione è preoccupante invece dal lato dei positivi, da ciò che ci arriva dai test molecolari. Oggi su Francavilla abbiamo 210 positivi, questo significa che siamo saliti a una percentuale dello 0,80 della popolazione, significa che il Natale e il Capodanno hanno fatto danni, perché voi pensate che a fine anno eravamo a 23 positivi, il mese di gennaio ci ha portato ben 190 positivi in più. Questo significa che non dobbiamo abbassare la guardia, che dobbiamo stare attenti alla zona gialla abruzzese e dobbiamo pensare che se oggi potessimo calcolare l'indice RT solo per la città di Francavilla saremmo in piena zona rossa. Quindi assolutamente stare attenti, continuare con gli screening di massa. In questo ho avuto la collaborazione del direttore generale della ASL, Thomas Schell, che ringrazio. Quindi, come vi dicevo, Palazzo Sirena, mercoledì, giovedì e venerdì, apertura 8:30, chiusura 13:30, dopo si riprende il pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30, per tutti e tre i giorni. Possono venire anche persone che non sono residenti anagraficamente, ma che gravitano nel nostro territorio perché ci lavorano, hanno parenti o amici, e quindi invito quanta più popolazione possibile a partecipare, come hanno fatto già nello scorso weekend. Proprio stamattina ho appreso di un'ulteriore classe che è andata in quarantena. Le classi in quarantena iniziano a essere, mi sembra, 6 o 7, quindi un numero che inizia a essere, si cresce sempre di più. Devo dire, a onor del vero, che non abbiamo notizia di contagi avvenuti per il tramite delle scuole, cioè non si stanno verificando focolai all'interno delle classi, quindi il sistema dell'isolamento della classe funziona e deve continuare necessariamente così. Certo, dare qualche giorno di stop alle scuole cittadine io la riterrei una scelta giusta, magari auspico che il governatore Marsilio voglia intervenire in tal senso. E a proposito di scuole e screening, si sta svolgendo e continuerà fino alle ore 17 di oggi lo screening di massa per studenti, insegnanti e personale non docente dell'alberghiero di Villa Santa Maria in provincia di Chieti. In seguito alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, ha spiegato il sindaco Giuseppe Finamore, si è deciso di avviare nel paese uno screening dedicato all'IPSAR, in quanto la presenza di numerosi ragazzi provenienti da 5 regioni differenti e la loro convivenza nei convitti aumenta le occasioni di contagio che nella scuola si sono già verificate, dice il sindaco. Lo screening, coordinato dalla Protezione Civile in collaborazione con la ASL, sarà eseguito fino alle ore 17, come vi ho detto, e qualora non si riuscirà ad esaminare tutta la popolazione scolastica, continua il sindaco Finamore, si programmerà un'altra giornata di tamponi probabilmente nella prossima settimana. Nessuno screening di massa invece per i cittadini villesi, in quanto al momento il paese conta 0 contagi. La tranquillità dei ragazzi che studiano nella scuola alberghiera e delle loro famiglie è fondamentale, conclude
il sindaco, così come la serenità di chi lavora nell'istituto. Ed ora voltiamo pagina andando a Teramo, si chiama Idea Te ed è il nuovo sito del comune creato appositamente per raccogliere idee e progetti da realizzare con i fondi del recovery. Il sindaco Gianguido D'Alberto invita tutti ad inviare le proposte per la riqualificazione della città e assicura che in 10 anni sarà completamente trasformata. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo sarà una città diversa nei prossimi 10 anni, lo assicura il sindaco Gianguido D'Alberto, che punta sui fondi del Recovery Fund, ma soprattutto sulle idee e i progetti che istituzioni e associazioni proporranno all'amministrazione comunale. Per questo nasce Ideate, un sito sul quale postare le proprie proposte. Il momento è ora, ricorda con enfasi il primo cittadino, e si rivolge a tutti gli operatori culturali affinché diano un contributo creativo allo sviluppo di Teramo Capoluogo. Abbiamo attivato questo, diciamo così, questo coinvolgimento, questa sinergia con tutti gli attori istituzionali, associativi del territorio e stiamo riscontrando veramente una risposta importante. C'è un'esigenza di coinvolgimento, un'esigenza di partecipazione, un'esigenza di far parte, diciamo così, di un percorso per la costruzione del futuro della nostra città. Abbiamo tante risorse da intercettare e c'è un'unica strada per farlo, mettere insieme tutte le energie del territorio, fare da coordinamento, questo è un compito dell'amministrazione comunale, per arrivare ad una proposta per Teramo città capoluogo che sia organica ed armonica, non un mero elenco di azioni, un mero elenco di progetti, ma una proposta che tenga insieme tutti gli attori istituzionali diano una prospettiva e una visione alla città. Quando farete una sintesi, quali saranno le idee a cui darete priorità? Quelle che corrispondono alla vocazione della città di Teramo, vocazione culturale, quindi il patrimonio storico archeologico e lo straordinario patrimonio di risorse culturali, inteso sia in termini materiali che immateriali, le tante risorse anche umane da mettere a disposizione per la valorizzazione di Teramo come città culturale. La vocazione universitaria e direi in senso più ampio la vocazione relativa all'università e tutte le eccellenze del territorio, pensiamo all'IZS, l'osservatorio astronomico, il carattere diciamo così, produttivo, le attività commerciali, lo sviluppo produttivo, la rinascita produttiva che è assolutamente fondamentale. Nel corso di questi anni si è smesso di programmare, si è pensato troppo a rincorrere le esigenze del quotidiano, oggi siamo chiamati tutti, e ovviamente l'amministrazione comunale dovrà farlo per prima, a scrivere il futuro per i prossimi, almeno per i prossimi 10 anni, di una città che ha tantissime potenzialità, finora forse inespresse, e che siamo chiamati tutti a valorizzare. Lega Ambiente Abruzzo ha presentato il suo piano di ripresa e resilienza per la ripartenza del territorio. Vediamo. È un'occasione irripetibile. Abbiamo visto una regione che ha presentato una sommatoria di progetti. Alcune realtà identificate all'interno di questo percorso sono buone, altre no. A nostro avviso rappresentano progetti che ormai sono zavorra e che vanno definitivamente abbandonati. Il discorso è centrale perché è in ballo il ruolo delle giovani generazioni. È un momento straordinario per costruire uno scenario da quei prossimi 30 anni che non avremo più la possibilità di ripercorrere negli immediato. Quindi questo momento è altamente strategico per mettere in piedi processi partecipati dal basso, quindi un piano nazionale di resilienza e di ripartenza che sia concertato con tutti gli stakeholder territoriali, che si metta in piedi realmente una progettualità che va verso la direzione di un'Europa verde, resiliente e inclusiva, e al tempo stesso mettiamo da parte definitivamente quei progetti che sono zavorra e rappresentano ormai un'economia vecchia. Siamo in una fase di transizione energetica, quindi non più fossili ma rinnovabili, una fase di transizione verde che ci porta verso un'economia green e verso uno sviluppo di nuovi obiettivi di lavoro. Chiaro che tutto questo non si realizza con la bacchetta magica, ci vuole un lavoro importante anche da parte delle direzioni regionali. In parte questo percorso è stato avviato, va perfezionato perché la spinta deve essere forte. Uno dei temi centrali di questa sfida, uno dei nostri pilastri
che abbiamo individuato è per esempio quello dell'economia circolare. Mettere in campo processi in questa direzione significa ripensare la gestione di tutta una serie di modelli vecchi che ormai sono superati. Torniamo a Teramo, dove da oggi inizia una raccolta di generi alimentari da destinare ai più bisognosi. L'iniziativa è stata lanciata dalla Casa del Popolo per contrastare la povertà causata dalla situazione sociale che stiamo vivendo. La Casa del Popolo di Teramo lancia la spesa solidale, una raccolta di generi alimentari per i più bisognosi. Un'iniziativa che segue quella del mese scorso, la Befana Solidale, che ha avuto una grande risposta in città. L'idea nasce per contrastare il momento attuale in cui il Covid fa emergere prepotentemente le disparità sociali, amplificandole e costringendo a condizioni di indigenza e di povertà individui e famiglie. La Casa del Popolo di Teramo si rivolge così a tutti coloro che sentono la necessità di rimettere al centro la solidarietà e la collaborazione. Non vogliamo predicare assistenzialismo, ma bensì dare una mano alle famiglie in difficoltà ad uscire da quel contesto che purtroppo la crisi economica e sanitaria ha addirittura peggiorato. Quindi li renderemo partecipi assieme a noi qui in sede, dove svolgeranno attività di solidarietà insieme a noi e li accompagneremo nella risoluzione dei propri problemi. Ci hanno contattato appunto già 30 famiglie. Noi il martedì e il giovedì riceveremo in sede la spesa dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 per poi consegnarla il sabato. E abbiamo anche istituito un conto corrente della Casa del Popolo per dare la possibilità a tutti coloro che non possono raggiungere la sede o raggiungere la città di fare una donazione. Ed ora siamo arrivati allo sport. Partiamo dal calcio di Serie B. Ieri si è chiuso il mercato, è stata una mini rivoluzione, così ieri sera a Replay il presidente Daniele Sebastiani ha commentato il mercato del Delfino subito dopo il gong della sessione invernale. Resta il problema della rosa troppo ampia, ma il massimo dirigente biancazzurro è stato chiaro: non saranno tollerati comportamenti improntati allo scarso impegno. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Un'ultima giornata ricca di ufficializzazioni per una sessione di mercato di gennaio che il Pescara chiude in sostanziale parità di movimenti. 9 sono le entrate e 10 le uscite, anche se tra queste ultime c'è il 2004 Riccardo Rossi, mai nel giro della prima squadra. A conti fatti la rosa resta extra large, quando tra un mese arriverà Massimo Volta saranno in 32. Con un reparto che ha una particolare abbondanza, il centrocampo, perché lì si sono registrate le uscite di Crecco e di un Primavera come Diambò, e l'innesto last minute di Tabanelli e De Sena, che si aggiungono a quelli di Rigoni, e un altro profilo, quello di Macin, che oscilla tra centrocampo e attacco. Un restyling, o per stare alle parole del presidente Daniele Sebastiani, intervenuto ieri sera a Replay per tracciare un consuntivo della sessione, una mini rivoluzione. Effettivamente è una mini rivoluzione, però noi poi sia con Bocchetti e con Repetto noi seguiamo gli allenamenti, vediamo le partite, quindi ci rendiamo anche conto di dove probabilmente questa squadra aveva qualche bisogno in più. Non me ne voglia nessuno dei giocatori di oggi nel Pescara, abbiamo creduto che forse la zona del campo che andava maggiormente rinforzata era il centrocampo. È vero che ci sarà bisogno di avere magari 2 o 3 partite di pazienza, nel senso di dare il tempo a questi giocatori che evidentemente avevano giocato non tantissimo di entrare in condizione, però ci sono tanti cambi per cui l'allenatore può tranquillamente gestire. Nessuno si deve sentire bocciato piuttosto che messo da parte. Tutti devono dare qualcosa in più, io lo dico già da un po' di tempo, l'ho detto anche una settimana fa negli spogliatoi ai ragazzi, bisogna dare un po' di più. Sebastiani racconta anche le ultime ore convulse e prechievo con l'attaccante Raul Asensio non convocato perché chiedeva la cessione, ora è alla SPAL, al suo posto l'innesto di Niccolò Giannetti. Siccome a fine di quell'allenamento dove ha partecipato con tutti gli altri, personalmente ci ho parlato dentro lo spogliatoio, mi ha detto che non se la sentiva di andare avanti qui a Pescara, io sono entrato nello spogliatoio del mister e ho detto di lasciarlo a casa, perché comunque noi vogliamo gente, lo stiamo dicendo dall'inizio a oggi, noi vogliamo gente che sia focalizzata su quello che deve fare, non gente che ci viene a fare un piacere. Quindi Asensio è stato accontentato, nel frattempo ci eravamo premuniti nel cercare un sostituto di Asensio, abbiamo
approfittato della possibilità di fare questo scambio con la Salernitana, con Giannetti, che era un giocatore che il mister conosce dai tempi del Livorno. Ora toccherà a Roberto Preda assemblare i nuovi elementi con chi c'era già. Sebastiani garantisce supporto al tecnico biancazzurro anche nella gestione di un gruppo dove non sono mancati episodi di tensione negli ultimi allenamenti, fino alla vicenda Macin, che ieri sui social ha risposto male ad un tifoso per poi scusarsi assieme alla società. La classifica è quella che è e la dirigenza è pronta ad usare il pugno duro. Però è evidente che certi atteggiamenti non saranno più tollerati. L'ho detto al mister, noi abbiamo le ultime due ore di mercato insieme. L'ho detto al mister, gli ho detto: non ti preoccupare se ne hai qualcuno in più. Chi è sul progetto, chi è sul pezzo, bene. Chi no, può girare intorno al campo, perché non è un problema. Adesso la Serie C, scontro diretto in chiave playoff per il Teramo, che alle 17.30 sarà di scena allo stadio Zaccheria contro il Foggia. I biancorossi hanno ritrovato la vittoria in maniera esaltante contro il Bari ed hanno gli stessi punti in classifica dei Satanelli, cioè 32. Rispetto al match di sabato scorso, il tecnico Massimo Paci confermerà il modulo 4-3-3 e 10 undicesimi della formazione. L'unica novità sarà Gerbi centravanti al posto di Pinsauti. Un'eventuale seconda modifica, comunque poco probabile, potrebbe essere Trasciani al posto di uno tra Vitturini e Soprano. Indisponibili Birli, Gea, Lasic e Minelli, non convocati Diachité, Valentini e Di Matteo. Nel Foggia il tecnico Marchionni ha convocato 24 giocatori, nel 3-5-2 Curcio e Daniello guideranno l'attacco. Direzione di gara affidata ad Alessandro Di Graci della sezione di Como. L'addio ora, turno infrasettimanale. Domani si disputeranno le gare della 15ª giornata, due quelle rinviate, il Giulianova sarà a riposo. Intanto il Pineto continua ad essere attivo sul fronte mercato e punta la firma dell'ex Pescara Bruno. Vediamo. Turno infrasettimanale di Serie D con due incontri di cartello. Se il Campobasso, appena ritrovata la vetta della classifica, ospita il Rieti, autore di una rimonta a suon di vittorie, una serie spezzata dal pari di Castelfidardo di due domeniche fa, il Notaresco riceve la Recanatese. Il match del Savini può incanalare una delle due squadre nell'obiettivo di mettersi in scia al Campobasso e sventarne la fuga, anche se su tutte le valutazioni pendono i recuperi, molti nel caso dei Leopardiani, che ne hanno 5, comunque 3 in più di Campobasso e Notaresco. La squadra di Epifani è stata rallentata dai pareggi con Vastese e Vasso Girardi e schiuma rabbia per episodi arbitrali contrari. Una voglia di rivalsa da mettere sul campo per vincere un match delicato. Notaresco al completo, al netto dei lungodegenti Lattarulo e Colombatti. Tra i Leopardiani out ancora Sbaffo. Dei due scontri diretti proverà ad approfittare il Castelnuovo, che ospita il Fanalino di Coda a Porto Sant'Elpidio. Sulla carta un match agevole, anche se il tecnico Guido Di Fabio dovrà fronteggiare le assenze per squalifica di due pilastri come Loviso e il capitano Terrenzio. Torna a disposizione Sbarbati, che potrebbe avere una maglia da titolare. Neroverdi comunque galvanizzati dalla rimonta nel finale contro il Tolentino. Squadra cremisi che invece se la vedrà domani all'Aragona contro una Vastese che sta traendo giovamento dalla cura del neotecnico Fulvio D'Adderio, ma anche dagli ultimi innesti di mercato che hanno aumentato solidità e talento nell'organico. Squadra reduce da 4 vittorie e 3 pareggi, questa la serie utile dopo lo stop col Castelnuovo. Una vittoria coi marchigiani vorrebbe dire centro classifica, ma sarà importante gestire le energie, visto che la Vastese da metà gennaio ha giocato sempre, ogni 3 giorni. A riposo il Giulianova, rinviato il match col Matese, come rinviato quello tra Monte Giorgio e Fiuggi. Sull'ostico campo del Castelfidardo cerca riscatto il Pineto, che sarà privo del capitano Pepe, squalificato. Nel frattempo continua la campagna acquisti nel mercato invernale e vicino l'accordo con il 37enne ex centrocampista del Pescara Alessandro Bruno, ora in forza al Casarano, Serie D Girone H. Ieri ufficializzato il centravanti belga ex agnonese Jean-François Mbouba. Sono attaccante numero 9, sono contento di arrivare qua in questa società in Pineto Calcio e vorrei fare cose buone per questa società. Forza Pineto!
Lasciamo il calcio, adesso la pallavolo in A2, importante blitz della Sieco Service Ortona che in 4-7 spugna Castellana Grotte e ritrova una vittoria che mancava dal 13 di dicembre. Un successo prezioso alla luce degli altri due incontri che il sestetto ortonese dovrà recuperare. In A3 ha riposato la capolista Abba Pineto che domenica ospiterà il Tuscania per quello che sarà un incontro di cartello. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Dopo un mese e mezzo torna al successo la Sieco Service Ortona che spugna nel primo dei tre recuperi con un preziosissimo 3-1 il campo del Castellana Grotte. L'ultimo exploit risaliva al 3-0 sul Cantù ma in casa abruzzese. Il 3-1, perso solo il primo set a 22, poi tre volte 25-23, il 3-1, si diceva, non solo è fondamentale per la posizione in classifica al giro di boa, terza piazza, utile per i turni secchi di Coppa Italia, che inizierà coi quarti mercoledì 10 febbraio al Palasport Ortonese, ore 20:30, avversario in Reggio nell'Emilia, ma ancor più perché si è rivista finalmente la migliore in Pavida, diretta felicemente dal solito Matteo Pedron, anche 4 punti per lui, che non ha sbagliato nulla in cabina di regia, ma l'intera squadra ha esibito un gioco elegante e veloce contro l'ex Ottaviani, 16 punti per lui e compagni, facendo esordire per poche battute l'ucraino Shavrak. Era ora, insomma, solo buone notizie. Nel dettaglio, ben 23 punti per Cantagalli con il 51% offensivo, da applausi le bande con 18 lunghezze di Felice 7 e 12 di Michele Marinelli, 55%, ottima prova dei centrali Super Menicali, 73% per i suoi 12 punti, con tre muri vincenti, tanti quanti Simoni, 6 punti per il capitano. In A3 ha riposato la capolista Abba Pineto in attesa di ospitare in un match al vertice domenica 7 il Tuscania. In B sfiora il colpaccio l'Alba Adriatica che cede solo al tie break, peraltro i vantaggi, contro il quotato Ancona, turno di riposo per il Paglieta. Causa Covid in B1 femminile sono state rinviate entrambe le gare delle abruzzesi, con Netti Chieti contro il Santeria e Altino contro il Cisterna. In B2 femminile infine la Rabona si aggiudica il vivace derby nelle immagini sul Teramo con un secco 3-0 a 20-18-14 parziali. Il sestetto di Manoppello Scalo sale a quota 4 ed è vice capolista, mentre Lestini e Soce restano a quota 3. Non fa punti e rimane a 0 il Gada Pescara 3, sconfitto per 3-0 sul parquet del Pagliare. Siamo in conclusione, prima di salutarci sono appena arrivati i dati del bollettino regionale Covid, sono 210 i nuovi positivi su 7.931 test con una percentuale, cioè con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari antigenici pari al 2,6%, ci sono anche dei decessi, sono 8 quelli recenti con il bilancio che sale a 1478. È davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19.